Allora, questa sera intanto è il primo video del 2021, quindi ciao, prima partita e primo video, buon anno. E dopodiché, qui sotto in descrizione, link per scaricare OneFootball, perché ricominciamo esattamente da dove abbiamo mollato agli ultimi giorni del 2020. Spero che abbiate passato delle buone feste, un buon capodanno, un buon primo dell'anno. E ora torniamo a parlare di Juventus, dopo aver scaricato OneFootball, dopo aver messo mi piace a questo video, perché ci sono tante cose da dire. Io non sono stato contento per nulla nel primo tempo, anzi, io il gol di Cristiano Ronaldo, il primo gol di Cristiano Ronaldo, non ho nemmeno esultato. Per chi era live su Twitch insieme a me, avrà visto questa cosa e ho spiegato anche le mie motivazioni. Dopo aver preso un gol che è stato annullato giustamente dal VAR, per via però di una roba che non dipendeva da noi, e cioè purtroppo un fallo di mano di un giocatore dell'Udinese che tocca la palla con la mano a centrocampo, noi siamo stati disattenti su quel gol. De Ligt è uscito in malo modo, la difesa non si è schierata e al centro dell'area di rigore De Paul ci aveva infilato e ci aveva fatto gol. Quindi non mi aveva fatto piacere l'inizio della partita. Poi l'approccio della Juventus era stato molle, sembrava veramente non ne avessero voglia, sembrava di rivedere un po' il primo tempo con la Fiorentina, l'ultima partita del 2020. Non ero contento. E quando ha fatto gol Cristiano Ronaldo, tra l'altro, un gol che nasce da il giocatore dell'Udinese che sbaglia la rimessa con le mani, Ramsey, che sì, è lesto a recuperare quel pallone e a darlo a Cristiano Ronaldo. Ok, ma la Juve fino a quel momento pochissima roba. Pochissima roba. E non fa gol per merito suo, ma quanto più per demerito dell'avversario. E con tutto rispetto per l'Udinese, ma se sei la Juventus e giochi in casa contro appunto l'Udinese, io credo che ci debba essere una scintilla maggiore, soprattutto per come hai finito l'anno scorso. Non è finito bene per niente, anzi, no, una delle peggiori partite del 2020 della Juventus. Speravo di rivederli in campo con più voglia, soprattutto perché le altre avevano già giocato, ci avevano già fatto vedere che avevano fatto i 3 punti e noi dovevamo rimanere per forza in scia, perché se inizia a perdere punti in questo gennaio, l'ho già detto anche in live, non ci salti fuori. Credo che gennaio impatterà il 95% sullo scudetto, nel senso che ci sono gli scontri diretti da vincere, neanche pareggiare, giocare, vincere. Che li vincerai bene, li vincerai male, li vincerai benino malino, non mi interessa. Bisogna fare punti, 3 punti col Milan, 3 punti col Napoli, 3 punti con l'Inter, 3 punti col Sassuolo. Ragazzi, adesso non ho il calendario sotto mano perché ho chiuso la scheda, però da qui al 21 di marzo ogni 3 giorni giochiamo. Ogni 3 giorni giochiamo e bisogna fare risultato. È ovvio che mi aspettavo, oltre al risultato, anche qualcosina in più, perché siamo sempre lì. La Juventus ha cambiato mister quando ha cambiato Allegri per via di arrivare al risultato tramite la prestazione. E allora io sono sempre in questo dubbio amletico, cioè a oggi voglio fare i punti perché non voglio perdere il decimo scudetto di fila, non voglio dare soddisfazione al Milan, all'Inter, alla stessa Roma che è lì, di provare a sognare questo scudetto. O voglio arrivare al risultato attraverso il gioco e quindi mi va bene magari delle serate in cui anche se giochi bene non vinci? Ora, questa domanda io la giro a voi, perché io mi sforzo, ci provo nella mia testa, ce la metto tutta per dire voglio cambiare rotta e voglio arrivare a giocare un gioco più europeo. Però davvero, a fine primo tempo con l'Udinese, il mio pensiero non era adesso devo cercare di farne altri 6, era spero di non prenderlo perché sono ben consapevole che il nemico numero uno della Juventus è la Juventus stessa. La Juventus ha un nemico più di Inter, Milan e tutti gli altri, è se stessa, la sua mentalità. Secondo tempo già meglio perché si è entrato in campo con tutta un'altra testa e allora ancora una volta mi viene da dire, santo il Signore, ma noi chi siamo veramente? Siamo la squadra bruttissima del primo tempo o siamo la squadra che qualcosa sa fare del secondo e che entra soprattutto in campo con un'altra mentalità, con un'altra voglia? E anche questa domanda io la giro a voi, perché sto veramente facendo fatica a capire chi è questa Juve. Vi do la mia, una squadra che sicuramente senza i giocatori che sono titolari, perché hanno delle peculiarità rispetto agli altri, come Morata, che ha la potenzialità di tenere sul pallone e di riempire l'area di rigore, Cuadrado, perché è il giocatore in più là davanti nelle azioni. E dopo apriremo una parentesi su Chiesa. Lo stesso Arthur, che probabilmente è l'unico giocatore a dare geometria e ordine a questo centrocampo e qualità a questo centrocampo lì davanti, perché comunque poi McKennie, Ramsey, Bentancur e Rabiot
per un motivo o per un altro possono fare un determinato tipo di gioco. E questa sera Bentancur non mi è dispiaciuto particolarmente, a differenza di Ramsey e McKennie, che questa sera non mi sono piaciuti, nonostante Ramsey entri nel primo gol e vada a segnare un gol che poi viene annullato, non mi sono piaciuti nella totalità, però questa è la mia idea. Mi è piaciuto tantissimo Chiesa, ma proprio tanto, 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 cuore. Ecco, allora faccio un parallelo e un paragone con Dybala. Dybala poi segna il gol del 4-1 all'ultimo minuto di gara, sul quale poi si chiude la Juventus, la partita della Juventus. Però nel complesso io a Dybala ho visto fare una partita da compitino. E Dybala ha dei mezzi tecnici eccelsi. È ovviamente una partita positiva. Non può essere una partita negativa o insufficiente quella disputata a Dybala. Domani ne parleremo meglio nelle pagelle. Però un giocatore con il mezzo tecnico di Dybala, con il bagaglio di Dybala e con le cose che sa fare Dybala, se ci mettesse la mentalità di Cristiano Ronaldo o il dinamismo e la voglia e la cattiveria di Chiesa, ma questo sarebbe un giocatore da palcoscenico che non lo puoi togliere per nessuno al mondo, perché la tecnica, la qualità, il dono di Dio ce l'ha. Gli manca costruirsi un po' tutto il resto. E se questa cosa mi andava bene all'inizio, viene dall'infortunio, viene dal virus, sta prendendo gli antibiotici, vanno benissimo. In questo momento da Dybala, soprattutto quando non gioca Morata, e queste sono le serate in cui Dybala deve veramente caricarsi la Juventus sulle spalle per giocarsi il posto da titolare e il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Quindi sono un po' queste qua le cose che mi fanno dire Chiesa, bravo, gli altri che vadano un po' a imparare quella roba lì. Però ci siamo, nel senso abbiamo vinto, era importante vincere, ci siamo assolutamente. Facciamole e vediamo se riusciamo a dare continuità a questo gennaio nel quale veramente ci giochiamo, secondo me, tutto, 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 tutto il campionato. Sono contento di essere riuscito a tirar fuori una prestazione, la grinta all'interno del secondo tempo. Ora andrò ad ascoltarmi un po' tutte le cose che diranno nel post partita, però davvero da qua passa il nostro futuro. Mai come in questo momento abbiamo un mese decisivo che poi ovviamente andrà tra febbraio e marzo fino alla pausa, tra virgolette, ad arrivare ad aprile, ma noi dobbiamo veramente capire chi siamo ora. E non c'è più spazio per gli errori, non c'è più spazio per gli esperimenti, non c'è più spazio per neanche per i pareggi. Un punto in questo momento è quasi fare 0 punti, soprattutto in uno scontro diretto dove gli altri non perdono, non lasciano punti indietro. Se vuoi provare a rosicchiarglieli, se vuoi provare a toglierglieli, li devi togliere sconfiggendoli sul campo, come siamo abituati a fare noi. Ragazzi, voglio sapere qui sotto nei commenti le vostre impressioni. Ci vediamo domani, appunto, per le pagelle. Era da un po' che non parlavamo di calcio e sono veramente contento di essere tornato a farlo. Ora non ci fermiamo più. Questa faccia, questa facciona la rivedrete molto molto spesso nei prossimi giorni. Volenti o nolenti, io di questo sono veramente molto contento. Buonanotte, ci vediamo domani.